Buongiorno a tutti e bentrovati all'appuntamento settimanale con TRG Notizie. Don Arturo, come consueto, aprirà il notiziario con l'editoriale. Faranno seguito la lettura del calendario liturgico, degli avvisi della parrocchia e dell'oratorio, quelli del comune e di pubblica utilità. Presso il centro pastorale, lo scorso venerdì 3 dicembre, Don Arturo ha dialogato col dottor Bruno Massaro, autore del libro dal titolo Io come un Dio. Luigi ha raccolto il colloquio che verrà proposto dalla nostra emittente. Cari amici, ogni tanto salta fuori qualche bizzarria che svela come in Europa ci sia un ufficio per tutto, anche per fare danni. Per esempio, chi stende un vademecum per definire le parole che si possono dire e quelle che invece bisogna evitare da parte di rappresentanti dell'Unione Europea per mostrare una natura più inclusiva? È la commissaria all'uguaglianza, la maltese Elena Dalli, supervisor delle indicazioni per la comunicazione. È come dire la ministra della conformità o del politicamente corretto. Attenzione, è commissaria e ministra non si potrebbe dire per evitare ogni riferimento al genere o all'orientamento sessuale. Dopo aver emanato le linee guida per la comunicazione in cui si raccomanda di non usare la parola natale, a dimostrazione che l'Europa è inclusiva e non discriminatoria, per mettere da parte, per demotivare altre religioni, e è chiaro che per chi di dovere tutto questo manifesta un'importanza esagerata. Cioè, per chi ha scritto questo documento? Quali sono le cose importanti? Da notare che nel suo percorso professionale la Dalli si è sempre data molto da fare per promuovere la difesa dei diritti civili, ma la strada intrapresa rischia di rivelarsi un vicolo cieco. E non è solo il Natale a farne le spese, ma secondo una logica abbastanza prevedibile, nel documento dal titolo inequivocabile, che suona così, sentite, ognuno in Europa ha il diritto di essere trattato in maniera uguale, vi è anche termini come signore, signora, signorina, anziano, disabile, gay, lesbica e naturalmente marito, moglie, padre e madre. Il linguaggio inclusivo deve essere assolutamente neutrale. Il connotato etnico e religioso entra a pieno diritto nella fattispecie, feste comprese, fino al delirio di dover evitare le parole come Maria o Giovanni, perché ritenute lesive delle diverse sensibilità. In questo articolato documento di una trentina di pagine troviamo il meglio dell'assurdo e il peggio della sciocchezza. Inevitabilmente è scoppiata una bufera e la reazione di quasi tutti, italiani in testa, con l'ex presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani, che ha presentato un'interrogazione alla Commissione. Il risultato? Marcia indietro, per ora, con questa dichiarazione. La versione pubblicata delle linee guida non è funzionale a questo scopo, non è un documento maturo e non va incontro ai nostri standard qualitativi. Quindi lo ritiro e lavoreremo ancora su questo documento. Bene, almeno fino a Pasqua potremo stare tranquilli. Ma intanto, cosa volete mai?
il sasso è stato lanciato. Pace, bene e tanta serenità. Buona domenica e lieta settimana a tutti voi. Arrivederci. Calendario liturgico pastorale. Oggi domenica 5 dicembre alle ore 15, ora di guardia in oratorio. In parrocchiale alle ore 18:30, Santa Messa, defunti Brunetti Elia e Veduschi Luigi. Lunedì 6 dicembre in oratorio alle ore 8, Santa Messa pro Populo. In oratorio alle 18:30, Santa Messa, defunto Nicola Biazzi. Martedì 7 dicembre in parrocchiale alle ore 18:30, Santa Messa, defunti Gervasio Teresa, Boffelli Giovanni e Castagna Giuseppe. Mercoledì 8 dicembre, Immacolata Concezione, in parrocchiale alle ore 8, Santa Messa, defunti Marchioni Giovanni, De Feo Antonio e Francesco. In parrocchiale alle ore 10, Santa Messa con consegna della domanda dei sacramenti al quinto anno. Defunti Bassini Marchioni, Resconi Pietro, Carolina e Battista. E in parrocchiale alle ore 11, battesimo di digiuni Leonardo. In parrocchiale alle ore 18:30, Santa Messa, defunti Morbini Primo, Anna Maria, Lina, Paolo Biazzi, Isa Tironi e famiglia Facchi e Franzoni. Giovedì 9 dicembre in oratorio alle ore 18:30, Santa Messa, defunto Agnelli Franco. Venerdì 10 dicembre in oratorio alle ore 8, Santa Messa, defunti Gorlani Anna, Angelo, Francesco, Nino, Giuseppe, Eugenio, Freretti Giuseppe e Giacomina. In oratorio alle ore 15, Coroncina della Divina Misericordia. In oratorio alle ore 18:30, Santa Messa. Defunti Orlando della Cruz Palacios, Beatriz Gomez Taipe, Ober della Cruz Gomez. Sabato 11 dicembre in parrocchiale alle ore 18:30, Santa Messa. Defunti Biazzi Paolo, Nadia Manfredi, Almici Giuseppe, Rizzotto Ferdinando, Laura e Piero. Domenica 12 dicembre in parrocchiale alle ore 8, Santa Messa. Defunti Doninelli Angelo e Deloni Celestina. Alle ore 10 in parrocchiale Santa Messa. Defunti famiglia Milini Malnati, Tommaso, Luigi, Enrico, Venturini, Luigi, Morbini Angelo. In parrocchiale alle ore 18:30 Santa Messa, defunti famiglia Rodella Angelo, Cherubini Dino, Rosì Cresciani e famiglia. Vacanze sulla neve in fraternità per i giovani dalla prima superiore dal 3 al 6 gennaio. Sono disponibili ancora 10 posti. Per info e iscrizioni contattare Don Nicola. Avvento, tempo di preghiera e carità fraterna. All'altare di San Carlo è possibile lasciare i generi alimentari per i poveri del nostro paese. La novena dell'Immacolata continua con la preghiera del Santo Rosario prima delle sante messe feriali dal 7:30 alle 18. Comunità del Cammino Neocatecumenale, ogni giorno feriale alle ore 6:30, ufficio di letture e lodi in San Girolamo. Per i ragazzi, ogni lunedì di avvento alle 7:40 in parrocchiale, preghiera con il sussidio ricevuto a catechismo o in chiesa. Confessioni il 17 dicembre alle 17 in parrocchiale. Per i preadolescenti e gli adolescenti, ogni lunedì di avvento alle 7:30 in parrocchiale, preghiera con il sussidio ricevuto in oratorio o in chiesa. Confessioni il 17 dicembre alle 5 per i preadolescenti e il 22 dicembre alle 20:30 per gli adolescenti in parrocchiale. Rinnovamento nello spirito, martedì ore 20:30, incontro di preghiera nella chiesetta dell'oratorio. Per gli adulti, centri di ascolto della parola,
Lectio Divina con la parola della domenica, il 15 dicembre alle 21 in oratorio, con possibilità di cena in fraternità alle 19:30. Giovedì e venerdì ore 20:30 in famiglia su TRG. Liturgia penitenziale con confessioni il 22 dicembre alle 20:30. Per gli ammalati e gli anziani nelle case, visita dei sacerdoti con la confessione e la Sacra Comunione. Contrade, preparazione del presepio e indicazioni della data dell'incontro di preghiera durante il tempo di Natale. Novena del Santo Natale, inizia il 16 dicembre. Comunità educativa, ritiro domenica 19 dicembre, dalla mattina fino al pranzo. Domenica 5 dicembre alle ore 16 in oratorio, laboratorio per la letterina a Santa Lucia. Spiedo dell'Immacolata da Sporto per l'8 dicembre dalle 11:30. Contenitore incluso al costo di 13 euro. Per info e prenotazioni contattare Pierina al numero 333-3244-779 e Graziella al numero 331-5059-582. Santa Lucia in oratorio, sabato 11 dicembre alle ore 20:15, bevande calde e tante sorprese, e a seguire tombolata. Sono risultati designati nel consiglio tra i candidati della comunità parrocchiale e degli autocandidati avendo accettato l'elezione: Apollonio Daniela, Benazzi Fabio, Biazzi Giuseppe, Bignotti Maria Grazia, Bonazzoli Gabriele, Capelloni Francesco, Carp Daniela, C'è Matteo, Facchi Giuseppina, Manfredi Romano, Marchioni Stefano, Pini Daniele e Tenchini Stefania. Vacanza sulla neve in fraternità. Oratorio San Luigi Gonzaga di Cottolengo e Oratorio San Lorenzo di Fiesse. A Lizzola dal 3 al 6 gennaio 2022. Al costo di 170 euro, trasporto incluso. Iscrizione al numero 333-8319-460 per giovani dalla terza superiore in su. Sono necessari il Green Pass e lenzuola o sacco a pelo e salviette. Mercatini di Natale domenica 12 dicembre in piazza 20 settembre. Alle ore 11, premiazione degli studenti meritevoli, associazioni e cittadini. Alle ore 15, Natale nel Paese dei Balocchi con addobbo alberelli. Alle ore 15:30, la scuola quinto grado accompagna i canti natalizi dei bambini della scuola dell'infanzia. Alle ore 17, arrivo di Santa Lucia. Saranno presenti castagne, vin brûlé, prodotti tipici, hobbisti, creativi e i negozi saranno aperti. E con questo è tutto, restate ancora con noi per seguire Don Arturo nel dialogo col dottor Bruno Massaro. Buona domenica e una buona settimana. Venerdì 3 dicembre alle ore 20:30 presso il centro pastorale Don Arturo dialoga con l'autore del libro Io come un Dio, Bruno Massaro. Buona serata, grazie di essere intervenute. Saluto Bruno. Noi tra l'altro ci conosciamo, abbiamo un'amicizia di lunga data, perché lui è stato il primo curato che io ho conosciuto che è venuto al villaggio Gerardino. E per cui era ancora un giovincello, però io andavo alle festine, no? Cioè frequentavo poco l'oratorio, però alla fine mi sono ritrovato a rincorrerlo con diverse presentazioni che abbiamo fatto, dei libri che scrivo, il mio genere è sulla spiritualità, il 90%. Per cui ho iniziato con una tesi sul caso che reagisce di Montichiari, su Rosa Mistica, e poi un altro libro sempre su Rosa Mistica, poi ho fatto Un uomo carabiniere, che è un po' la storia di mio padre, da sui dell'Igra e viene per il nord, e poi Profondo respiro dell'anima, quello precedente a questo, e Io come un Dio, che
di cui vi parleremo stasera. Vi ringrazio anch'io di essere intervenuti, ringrazio Don Arturo oltre che per l'amicizia di lunga data che c'è tra di noi, ma anche perché in maniera diversa o comunque ogni tanto ci incontriamo, vedo che percorriamo lo stesso cammino spirituale, facciamo lo stesso percorso per modi diversi, ma poi ci rincontriamo ancora. E sono diverse le presentazioni, ormai non le conto più, che abbiamo fatto con lui, anche perché spesso e volentieri, in due o tre occasioni, lui ha sempre scritto la prefazione o l'introduzione, per cui ha anche seguito questa cosa e poi ha partecipato ai miei viaggi, dove lo chiamo, lui corre proprio come un fedelissimo, possiamo dire così. E lo ringrazio molto per questa stima e per questo affetto che ci lega e che continua a farci andare avanti in questi viaggi. Io ringrazio te per l'opportunità che mi dai di tenere viva, no, la nostra amicizia e di condividerla anche con altre persone. Comunque direi di entrare in merito a questo libro. È l'ultima tua opera, no? Che ha un titolo né a dir poco, vabbè, vuol dire un po' blasfemo, no? O io come un Dio addirittura, no? Sembrerebbe un atto di presunzione, no? Addirittura la terra che vuole sfidare il cielo, no? Come se qui si potessero dare delle direttive onnipotenti, no? Allora credo che sia utile proprio che tu specifichi proprio il significato, no? Il senso, ecco, di questo nome che tu dai alla tua opera. Sicuramente quello che dice Don Arturo è vero, perché il titolo di questo libro rappresenta un po' una provocazione, come sembra quasi un atto blasfemo, ma è volutamente fatto. Perché diciamo il significato presente ha una duplice valenza. Da una parte tutta la prima parte del libro parla sull'ego, su quello che io qualifico come il nemico dello spirito, dove abbiamo l'uomo con tutta la sua volontà di dominare l'altro. L'ego naturalmente è un atteggiamento, un sentimento, una serie di comportamenti presenti in tutti gli uomini, ma ecco, è questa volontà di dominio, è questa arroganza di avere sempre ragione, questa incapacità di ascolto verso chi ci tende una mano, chi ha bisogno di aiuto o le persone che vorrebbero, potrebbero relazionarsi con noi, ecco, c'è questo veto dell'ego, io come un Dio, come se l'uomo dicesse all'uomo stesso, non ho paura di niente, sono onnipotente, mi paragono proprio a un Dio, ecco qui l'ironia o il sarcasmo o diciamo la provocazione che vuole far capire che è l'uomo che sembra che di Dio non abbia bisogno, io sono io Dio, non c'è bisogno di altre entità da adorare, e da una parte invece c'è la parte vera che io vedo come la parte vera, come l'io, nel senso di quella parte divina che è contenuta dentro di noi, perché io credo che non siamo solo involucri o scatole vuote che vanno avanti, diciamo, soltanto perché ci sono i computer o soltanto perché siamo autosufficienti e non abbiamo bisogno di altri, di nessuno. Ecco, quindi dentro di noi, dentro il nostro cuore, è costituita la parte divina che è presente dentro noi, con la quale comunichiamo. E che si chiama spirito, per come la vedo io, che è quella forza, quella energia innata che è presente in ognuno di noi e si rende veramente uomini, ma spirituali, più che uomini, anime.
dopo c'è anche l'uomo, cioè non sono due cose staccate, ma sono uno il prosieguo dell'altro. Cioè è vero che all'uomo serve il fisico per mangiare, per riposarsi, per dormire così, ma tutto ciò che a mio avviso spinge l'uomo verso l'azione, verso diciamo, il suo divenire, il suo compiersi, è un'energia, è una forza che è presente in ognuno di noi. Io credo che questo più vado avanti, più me ne convinco, nel senso che non abbraccio una religione in particolare, però vorrei che abbracciasse una religione unica per tutti gli uomini, anche di credi diversi. E tu stai un po' aiutandoci a ritrovare quella riflessione antica, no, della filosofia dei primi secoli, in cui il pensiero umano, no, cercò di scandagliare, no, il significato della vita dell'uomo con questo richiamo, no? La persona umana è un essere composito, no, di corpo e di anima, no? Hai sottolineato della parte, direi, naturale, no, di noi come l'ego, come cioè questa entità che evidentemente è sottoposta in modo particolare alla logica e di quello che noi abbiamo coniato, egoismo, no? Cioè la ricerca di sé, che è una ricerca istintiva, no? Credo che in maniera immediata, davanti ad ogni situazione, ognuno cerchi se stesso in fondo. Ecco. Però noi non siamo soltanto un'entità fisica, un'entità, direi, terrena, ma abbiamo anche questa componente spirituale. Ed è quindi una situazione che ci riguarda, perché a fronte di una ricerca di noi stessi sentiamo in fondo il desiderio di estroflettere noi stessi, no? Per cercare qualcos'altro, o meglio, qualcun altro. E qui ho fatto riferimento, no, a una visione delle religioni, no, del mondo, queste situazioni spirituali dovute a motivi storici, culturali, anche politici, comunque che sottolineano la diversità, no, dei popoli. E comunque in tutte queste manifestazioni dello spirito, ecco, notiamo questo desiderio di rapportarsi, ecco, a qualcos'altro, o meglio a qualcun altro, ma con una visione più, sempre più aperta, sempre più universale. Quindi non so se tu vuoi così anche fare riferimento al tuo pensiero, così che la persona umana, pur con queste due componenti, però si sente comunque supportata da una interazione sempre più armonica, nel cercare se stesso, nel cercare l'altro, anzi in una certa visione che è quella cristiana, più tu cerchi l'altro, più trovi te stesso. Quindi fai veramente un grande favore a te stesso, aprendoti. Sì, perché io credo che noi troviamo noi stessi e nella relazione che si stabilisce con l'altro, nel senso che io penso che i rapporti tra le persone, tra gli individui, tra gli esseri umani, prima di tutto sono rapporti tra anime. Qui, se io stasera comunico a voi, come questa presentazione, io sento che sto comunicando alla vostra anima, cioè qualcosa di più di una sagoma fisica, è il contenuto, è qualcosa che è all'interno e che ci unisce. E credo che il parallelismo, anzi il contrasto che vorrei fare con l'ego, è che mentre l'ego individua, io domino, io comando,
io sono preso il coso, l'importante è che le persone ascoltino me, non è importante che io ascolti mentre le persone hanno bisogno. Mancando questa interrelazione, la differenza è che l'ego vada a se stesso, ma solo a se stesso, non perché non bisogna amare se stesso in realtà, mentre la relazione è un rapporto tramite tra il mio spirito che comunica con il tuo spirito, e questo è veramente quello che mi fa, sono i motivi per i quali io credo. Credo perché non mi relaziono soltanto con dei corpi, ma soprattutto con delle forze interiori che, come dicevo prima, ecco, rappresentano la parte divina di noi stessi. Cioè io, con la mia parte divina, comunica con la tua parte divina. E per cui questo è un rapporto di anime. Il rapporto di anime, tra l'altro, sto facendo anche una serie di dirette Facebook, un percorso spirituale che sto facendo ogni venerdì alle 18, dove io prima arrivo, sembra quasi che la sequenza dei titoli che io voglio dare si compenetrano, ma io me ne accorgo dopo. Questo perché sto seguendo un certo percorso che poi alla fine mi fa divenire un po' la cartina di tornasole. Cioè, per esempio, io due volte precedenti all'ultima, ho parlato della gentilezza, della gratitudine, e nella successiva ho parlato del rispetto che è opportuno tenere tra le persone, quindi anche tra le anime, e alla fine parlo dell'ego che io vedo come spesso e volentieri la mancanza di rispetto. I miei interessi sono i tuoi, io ti domino, io come un Dio, appunto come da partito. Per cui non voglio demonizzare l'ego perché è presente in tutti noi. Posso capire all'inizio della crescita del bambino che magari quando impara a dire questo è mio, avere una relazione con gli oggetti, così può essere forse ancora una fase positiva dove l'infante, diciamo, cerca di aumenta la propria identificazione, cioè una persona identificativa, cioè nel senso che riesce ad avere un, come dire, si identifica veramente con il proprio ego. Però è necessario quando il bambino si trasforma in adulto, a mio avviso, eliminare l'ego. Far morire l'ego per donarsi agli altri. Quindi, siccome l'ego ci accompagnerà per tutta la vita, quindi è impensabile, no, soffocare, quanto in fondo può essere sempre riscattato, no? Cioè sempre, no, rivitalizzato secondo una logica, ecco, non in per sé, ma è per tutti. Quindi credo che, come tu hai appena accennato, no? Il desiderio in fondo, ecco, della pace, no? La pace è frutto di una condivisione di sogni, di speranze e di azioni, no? In conseguenza, per poter sempre di più realizzare ciò che crea, direi, una logica di uguaglianza nel rispetto e nel valorizzare le capacità di ciascuno, ciò che ognuno è. Ora credo che c'è un po' un consiglio che ritengo anche molto interessante, no? Quando tu hai di fronte una persona, in maniera spontanea dovresti guardarla negli occhi, perché lo sguardo di una persona già racconta della persona, no? Ecco, dice la scrittura che gli occhi sono lo specchio dell'anima, no? Tu guardando in faccia una persona, soprattutto cogliendo le sue espressioni visive, no?
di faccia, cogli davvero quello che c'è in fondo del cuore di questa persona. E poi attraverso la dinamica del dialogo tu entri sempre più in sintonia con quella persona e viceversa quella persona entrerà sempre più nel tuo vissuto in maniera gratuita. Ed è questo che davvero credo che lo spirito fa la sua parte, riscattando l'ego da quella ricerca spasmodica di sé, per cui contento io, contenti tutti, no? Tu sei contento quando anche gli altri sono contenti. E ognuno secondo evidentemente la propria unicità, la propria individualità, che rimane sempre un dato inconfutabile. Ognuno è, quindi tu non lo puoi manipolare, ma lo puoi favorire in quelle che sono le sue manifestazioni di desiderio, di ricerca di aiuto e comunque condivisione di un'esperienza umana, diventa sempre più spirituale. Questo, io dico, questa è un po' la cifra che ci permette di riscattare quella parte di noi che, se non gestita, diventa un peso, ma un peso a noi prima che essere per gli altri. Perché l'egoismo in fondo ti fa soffrire, perché non sempre riesci ad avere quello che tu vorresti. E se rimani lì è un circolo chiuso, un circolo vizioso da cui non esci, e se vuoi uscirne fai pasticci, crei soltanto dei pasticci. Quindi infatti vedo l'ego come la manifestazione di debolezza per eccellenza, mentre l'ego mira a vendersi, diciamo una parola brutta, come quell'atteggiamento di forza, quel sinonimo di determinatezza, di riuscire a fare le cose, di non aver paura di niente, mentre io penso che questo costituisca proprio la sua sicurezza. Si vede questa pandemia con tante... l'uomo è misero, se ci pensiamo, alla fine con tutte queste arroganze di potere e di inveire sull'altra persona, di poterla dominare, ecco, e imponendosi appunto con la forza tutto ciò che con il dialogo si discute, mentre quando si impone con la forza, quello che si impone con la forza non può essere accettato, cioè è vissuto come un rapporto di dipendenza, di subordine, di dominio dell'uomo sull'uomo. E quindi ritorno ancora al titolo Io come un Dio, perché siamo molto miseri se ci paragoniamo a tanta arroganza quando basta un poco per farci andare un po' fuori uso. E mentre questa cosa mi fa pensare che molto probabilmente la via che stiamo percorrendo è sbagliata, cioè nel senso che bisogna cambiare direzione, e la direzione più appropriata che va non verso l'arroganza, ma verso l'amore, verso il dialogo e soprattutto verso l'ascolto dell'altro, e di questo non siamo più capaci oggi in questa società, nel senso che viviamo sempre di più standardizzati, ognuno con il proprio cellulare, computer, col proprio individualismo, con la propria arroganza, e alla fine scopriamo di essere miseri quando succede una tragedia del genere che non è ancora finita. Però mi viene da pensare, cerchiamo di fare chiarezza chi siamo veramente. Siamo quell'arroganza lì, o siamo magari, abbiamo cambiato le sbagliate strade e magari dobbiamo fare un cammino diverso, magari verso lo spirito. Ecco, nel tuo libro, a un certo punto fai riferimento a una ferita che come tale fa soffrire. Non è tanto una ferita fisica sul corpo, ma sullo spirito, no? Ad esempio un torto ricevuto, no? Un'offesa, un'ingiustizia, una promessa non mantenuta. È come una ferita, no? Che si apre. E quindi
quindi tu vedi una situazione davvero di ostilità nei confronti di quello che è capitato e facilmente anche di rancore verso chi ti ha fatto soffrire, no? Chi ti ha creato, ecco, non motivo di serenità, ma di tristezza, addirittura di avversione. E per riappianare questa ferita, per sanarla, ecco, c'è una scelta che è il perdono. Ecco, tu parli di perdono. Ecco, non so, puoi introdurre anche il tuo pensiero. Sì, diciamo che secondo me non c'è amore senza perdono. Tutto, noi partiamo sempre nelle relazioni umane, spesso con i piedi non si va d'accordo, si può litigare, si può creare un conflitto, e qui volevo ribadire il fatto che la prerogativa principale dell'ego è appunto il creare conflitto, creare divisione e creare uno che sia migliore dell'altro. Io valgo più di te. E a volte questi litigi, questi screzzi di cui parlava Don Arturo e queste ferite che sono poi tutte cose che sono accadute nel passato, ce le portiamo dietro come un fagotto che non serve a niente, come un qualcosa che ci fa soffrire giorni, settimane, mesi, anni e che magari non ci fa più relazionare con chi abbiamo avuto a che dire, con chi ci ha fatto vivere un torto, magari l'abbiamo infuso noi questo torto. E da qui nasce appunto, come diceva Don Arturo, il rancore, il risentimento, vivere nuovamente questa cosa che è accaduta nel passato, ieri, una settimana fa, un anno fa, e ogni volta che si pensa a quella persona riviviamo quel dolore. Viviamo quel dolore che ce lo portiamo dietro, come diceva Eckhart Tolle, lui parla proprio di un corpo di dolore, che se noi continuiamo a portarcelo dietro, continuiamo a soffrire tutti i giorni. Ogni volta che ci viene in mente quella persona o che il passato ci ha fatto andare alla mente un torto subito, oppure quello che noi pensiamo sia un torto subito, e alla fine ce lo portiamo come quel peso che comunque ci fa rimanere isolati, senza speranza. Ed ecco perché è importante il perdono, è importante dimenticarsi, diciamo, di torti subiti o di torti fatti, per ritornare come prima, perché senza perdono non ci può essere. Per cui spesso il nostro star male è dovuto al fatto che o ci tiriamo dentro il passato o magari pensiamo ad un futuro ipotetico dove le cose andranno bene, ma non esiste. Il passato non esiste, è esistito, il futuro deve ancora venire. Ci dimentichiamo una cosa importantissima di vivere il presente. Io adesso ti perdono per il fatto, non dico che uno si dimenticherà di uno screzzo, di un litigio, però ci si mette una pietra sopra, perché così nascono le guerre. Cioè, nel macrosistema noi abbiamo parlato sempre degli individui, però le guerre vengono perché una nazione impone le sue leggi a un'altra non è d'accordo, impone le condizioni e alla fine c'è un conflitto determinato proprio dall'ego, c'è la mancanza del perdono, quindi c'è l'odio, c'è il rancore, c'è la vendetta, c'è l'omicidio, c'è il femminicidio, ci sono le guerre, c'è stato Hiroshima, tutte queste cose qua, perché alla fine noi dobbiamo sempre porre delle condizioni agli altri che ci allontanano dall'amore, che ci allontanano dallo spirito, che ci allontanano da Dio. Tu fai riferimento giustamente all'oggi, no? Perché abbiamo soltanto l'oggi disponibile. Il passato ormai è tramutato, il futuro non è ancora presente e quindi quanto abbiamo nella nostra disponibilità è l'oggi. Quest'oggi che è molto tormentato.
noi siamo figli di una società che credeva di essere sicura, no? Baldanzosa, per quelle conquiste, per quel tenore anche di vita, per quella logica di democrazia, la rete tra virgolette, con quelle leggi, quelle disposizioni per cui veniva garantito, no? Un bene comune, magari anche facilmente. Ora questa pandemia ha scombinato totalmente le nostre sicurezze, addirittura ci sta ancora un po' umiliando, perché ci impedisce quella spontaneità di tratto, no? Anche solo la mascherina, il distanziamento, il doversi igienizzare, tutte precauzioni quanto mai motivate e corrette, però mortificando direi quella spontaneità di tratto di cui eravamo abituati e che ci viene sempre spontanea. Allora, siccome tu fai proprio riferimento anche a questa situazione, che cosa possiamo imparare noi da quanto è successo in questi mesi e di quanto sta ancora preoccupando la nostra realtà umana? C'è un insegnamento da trarre, cosicché da far tesoro anche di queste situazioni di limite che ci vengono purtroppo imposte dalla realtà. Diciamo che da un po' di tempo siamo angosciati anche da questa limitatezza nei sentimenti che per motivi di non contagio abbiamo dovuto, diciamo così, mantenere determinati comportamenti, come tutte cose che ci fanno sentire adesso, come la mancanza di un abbraccio, di un bacio, di una stretta di mano, di un gesto affettuoso, perché giustamente non ci si poteva, non si potevano fare quelle effusioni, diciamo, affettive che le persone normalmente si danno quando si baciano, si abbracciano. E questo ci ha fatto capire una cosa sostanzialmente, che come uomo abbia bisogno di amore, soprattutto ha bisogno di amore quando gli viene tra virgolette vietato, e quindi siamo anche un po' mutati, forse siamo anche diventati un pochino più misantropi per tutti i motivi che abbiamo detto, ma ecco, cioè, tutta questa mancanza affettiva, diciamo, ci ha fatto capire che appunto la ragione principale per la quale l'uomo vive è l'amore. Se non c'è quello, sinceramente l'uomo è perso, l'uomo si dimentica della sua arroganza, del suo ego, quando poi alla fine dice anche se ho questa arroganza e non posso vivere un'affettuosità con le persone che, con le quali ho delle relazioni, non è un bel vivere. Ecco, questa pandemia, questa lontananza affettiva, secondo me ci ha fatto capire che ci sono due cose importanti. Uno, che dovremmo cominciare a ripensare l'uomo, appunto con che l'uomo con i suoi simili vive soprattutto di rapporti di amore, e ripensare anche un rapporto con la natura. Non so se avete visto, nell'aprile, marzo 2020, fecero una trasmissione su Report, dove avevano, diciamo, messo in relazione le tracce di Covid con tutto l'inquinamento che c'era nella pianura padana, no? E praticamente si assisteva al ritrovamento di tracce di Covid all'interno delle particelle sottili. Cioè, io mi ricordo che quando le prime precauzioni, quando si poteva circolare con le macchine, alla luce si andava con i mezzi pubblici e così, mi ricordo che io ho colto un aspetto positivo di questo. Meno male l'uomo che sta diventando diverso, sta cominciando a capire che oltre che l'assembramento, muovendoci troppo con i nostri mezzi, così continuiamo a ripercorrere un iter che da un certo punto di vista, tra virgolette, abbiamo un po' voluto.
vivere nella natura, di inquinare l'aria, di inquinare l'acqua e di muoverci così, espandendo idrocarburi da tutte le parti, e anche con un comportamento molto aggressivo verso la natura, con questi disboscamenti, con questo polmone dell'Amazzonia che ogni giorno diventa sempre un pezzetto in meno, e anche come mangiamo, anche con tutti quegli allevamenti intensivi, le cose che dicono che tra l'altro all'inizio l'infettività era avvenuta tra animali e animali, tra animali e uomo, per cui alla fine è anche tutto un modo che andrebbe rivisto. Mi sembra che però siamo tornati purtroppo a quella che dicevo prima, questa normalità tanto ambita, ma se continuiamo a fare, a usare gli stessi comportamenti che usavamo prima, molto probabilmente questa lezione io spero che ci faccia capire qualcosa più avanti, però andrà tutto bene, le famose frasi che venivano dipinte sugli striscioni così. Io non voglio dire che sì, né no, dipende dal nostro livello di consapevolezza e dalla nostra coscienza, dipende dalla nostra anima, quindi, cioè, nel senso che io ho la coscienza, almeno questo è il mio modo di vedere, è un po' come l'anima. Per cui se l'uomo vuole veramente venire all'uomo, dovrebbe cominciare a fare l'uomo che magari trova anche la sua anima. Infatti mi stai ricordando quello che era un po' in logica di saggezza, no? Che la storia è maestra di vita, ma gli alunni sono zucconi, no? Cioè ci sarebbe da imparare, ma non si vuole imparare, no? Perché costa, perché bisognerebbe adeguarsi alla realtà che ti provoca. Comunque credo che un aspetto, direi, positivo anche di questa logica così che ha disturbato, no? in tanti significati della nostra quiete, ecco, sia quello di averci aiutato a sfrondare tanti orpelli, no? Aver, direi, un po' scoperto queste realtà superflue, no? Che di cui possiamo anche fare a meno, tornare all'essenziale, né? Quello che anche il nostro vescovo, no? in due lettere pastorali fa, no? Ci invitava, no? Torniamo all'essenziale. E l'essenziale è ciò che ci fa vivere, ma nella semplicità. Anche perché credo che ci sia un grande valore da riscoprire, lo stupore. È una realtà nostra che non ci ha abituato a stupirci, cioè a godere, ecco, di quello che l'uomo riceve, di quello che dà, no? Di tutto il suo mondo, no? Lo ritiene sempre come qualcosa, no, di dovuto, qualcosa che alla fin fine è stanca, qualcosa perché è ripetitivo, che no? Tornare invece allo stupore, cioè cogliere di ogni situazione, persona, fatto, è un valore grande che ti fa bene, ti fa bene. Ecco, non so, ecco, se davvero è un po', lo leggiamo anche all'interno di questo tuo libro. Sì, diciamo, ricordando quello che dice un Vangelo apocrifo, credo di Tommaso, che si stupisce e regnerà, al di là del fatto che la Chiesa abbia accettato questi tipi di Vangeli oppure no, umanamente farlo. E questa frase presenta molto valore, nel senso che lo stupore è un po' come quell'atteggiamento bambino, quindi quell'atteggiamento, quella condizione originaria primordiale con cui nasce l'uomo, il piccolo uomo, il cucciolo d'uomo, appunto quando è bambino. Per cui voi avete visto sicuramente come un bambino manifesta lo stupore, come si stupisce. È una fonte di conoscenza prima di tutto, di conoscenza ma anche di confidenza con lo spirito, e per me io vedo che
stupirsi è come dire essere orgogliosi del proprio spirito, non orgogliosi come lo intende l'ego ovviamente, ma nel senso che riscoprire che questa carica che ci dà questa sorpresa, questa uguale alla sorpresa che avevano i bambini, diciamo. Ecco perché io penso che fuori sia un atteggiamento dell'anima, cioè quando è che un bambino si stupisce quando fa una nuova forma di conoscenza, ma quando tutto gli sembra una fiaba, e poi il bambino piano piano cresce, diventa uomo, entra nella cosiddetta routine, lavoro, casa, spese, eccetera, eccetera, e questo dono dello stupore si perde. Sembra venire meno, e c'è anche un parallelo da fare sul fatto che l'uomo stesso in queste condizioni è più facile che si allontani da Dio, dallo spirito, dalla propria essenza. E quando l'uomo si allontana dalla propria essenza diventa inconsapevole, è portato a pensare prettamente alle cose materiali. Non perché si vive anche di materia, non perché non bisogna pensare a mangiare, agli acquisti da fare, tante cose. Però molte volte stacca queste cose materiali come se fossero fini a se stesse, come se non dovesse più stupirsi di niente, quindi neanche di avere coscienza che siamo esseri anche e soprattutto di spirito, che abbiamo un'anima. Però probabilmente ci progiriamo solo con queste cose materiali perché in questa inconsapevolezza viene a mancare un po' la coscienza di ciò che siamo. Io dico che noi siamo spirito e ripeto come dicevo prima, per comunicare con le persone, comunicando con lo spirito delle altre persone è come se comunicassimo con le anime stesse. Quindi bisogna ripartire ritornando finché è possibile, finché ne abbiamo coscienza, o comunque prendere coscienza di riportare le persone alle condizioni spirituali primordiali con le quali siamo nate. Quindi un ritorno alla nostra essenza naturale, quindi un ritorno all'anima, ritorno a Dio. Ecco, un ritorno, ma per poter andare avanti, per guardare avanti. Certo, andare oltre. Benissimo. Ecco, credo che il titolo trovi la sua giusta collocazione all'interno anche dell'immagine, no? C'è questa ragazza che viene attratta da una meta, no? Da un divenire, e il suo è un percorso mirato per raggiungere la luce. E infatti interessante il tuo sottotitolo, no? La vita, la strada, la luce. Ecco, far sì che il percorso della vita, ecco, sia una armonica conoscenza e un apprezzamento, direi, incondizionato di ciò che abbiamo a disposizione, oltre le cose, le persone, no? E tutto diventa un percorso positivo, perché la luce affascina, attiva, è condizione anche di vita. E quindi ti detta la strada, che per chi crede in particolare la luce è uno dei segni più belli di Dio. Lo celebreremo, no? Nel prossimo Natale, la luce vera discende per gli uomini e diventa dono di verità e dono di speranza. Credo quindi che una persona che ha stupore, quando vedi una persona che ha sorpresa, cambia, si bianca il volto, cioè sembra quasi che diventa la luce sul volto. Quindi non solo un aspetto fisico, per come intendo io, ma anche un aspetto che veramente lo stupore ti riporta all'anima, ti riporta alla sorpresa, ti riporta a stupirti che ci sei, e che stai percorrendo un cammino, quindi andando verso quella luce, che appunto è lo stupore, che appunto, come penso io, una vita oltre la vita. E quindi ti si illuminano non soltanto gli occhi, ma tutto il tuo viso,
e tutta la tua persona, perché davvero sei sicuro che sei attratto da ciò che è la tua vita e ciò che ti infonde amore, che ti rende capace di trasformare l'ego, ecco, in un dono per gli altri, e quindi una ricchezza grande un po' per tutti. Sì, volete chiedere o fare delle valutazioni vostre, dire il vostro pensiero, se c'è qualcosa che vi ha stupito in questa serata, potete farlo, non siete obbligati ovviamente, però se siamo qui in un ambiente abbastanza familiare, magari è più facile se ve la sentite. No, viene spontaneo pensare proprio una condivisione di quello che ha detto, proprio il discorso dell'anima, il discorso del corpo e proprio questa unione delle due parti nel momento in cui si uniscono e si investono nella maniera giusta, senza l'egoismo che prevale sull'altro, secondo me è proprio l'esaltazione, cioè della persona dell'anima e anche del credente, secondo me, trovare se stessi. Che secondo me è una cosa più difficile, a volte siamo egoisti, ma proprio perché non troviamo noi stessi. Certo, io sono convinto che più cerchiamo di eliminare, di togliere l'ego dalla nostra vita, e più veramente ci avviciniamo allo spirito, perché se voi vedete, io credo che appunto l'ego sia il nemico dello spirito, come dicevo prima, proprio perché tutti gli atteggiamenti e i comportamenti che sanno di dominio, di arroganza, mancanza di ascolto, volere avere sempre ragione sull'altro, perché altrimenti dopo magari la gente litiga. Cioè, guardate, per fare un piccolissimo esempio, sui social la gente che non si conosce si mette a litigare. Io dico, se questo non è tempo perso, perché è molto più facile distruggere le cose, e infatti nasce tutto il posto del conflitto, piuttosto che costruire perdono, amore, comprendere l'altra persona, ascoltarla, essere compassionevole e soprattutto ancora una volta ascolto. Perché quando noi ascoltiamo una persona, vuol dire che cominciamo a entrare in una relazione di empatia, che non è solo, come dicevo prima, empatia tra persone, ma empatia tra anime, già qui sulla terra. Bene. Credo che questa presentazione abbia un po' suscitato interesse, no? Un po' di curiosità per questo libro, anche in previsione di una lettura o anche di un dono, no? Visto che siamo vicino a Santa Lucia e anche a Natale. Non so, vuoi ricordare dove è possibile qui a Bottolengo? Sì, ecco, lì sappiamo che tutte le piccole librerie hanno dato una decina per posto, adesso vediamo. Quindi dico che magari se qualcuno mi chiede, questo libro è presente Edicola Tommasoni, Piazza Vittorio Emanuele. Oppure ce ne ho qua io, cioè, nel caso in cui dovesse interessare. Per chi chiede, è presente anche nell'edicola Covarino, non so se sapete dov'è, e nella capolibreria Profumeria Ornella, e per quello che riguarda tutto lei, non basta. Oppure le ho io, qualora foste interessati. Non siete obbligati. Però lui ha scritto anche per questo scopo, evidentemente, no? Però offriremo tipo di riflessione. E visto che comunque anche noi abbiamo partecipato, perché era un attimino intrigante anche il titolo, che adesso certo. Dovremmo. Cioè, allora, non so se vedete, ho scritto nello stesso colore io e io, sia il mio Dio che il mio di Dio. Cioè, per cui era proprio per essere scomunicato sul posto, visto che c'è un sacerdote alla mia destra, appunto. Ma
dopo la scomunica c'è la riconciliazione. Perdono. E quindi si guarda avanti. Bene. Grazie, allora. Grazie. Buonanotte e buone feste.